Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci fa conoscere le verità del Regno dei Cieli, ma anche gli angeli del cielo. Di essi ci parla chiaramente e già spiega Natanaele a questo apostolo novello appena arrivato, parla degli angeli di Dio che vengono giù dal cielo e risalgono al cielo, vengono sul figlio dell'uomo, cioè su Gesù. E Gesù infatti più volte si troverà a contatto con gli angeli e lo racconta il Vangelo, ne parla l'Apocalisse e qui oggi lo afferma chiaramente egli stesso. La potenza, la santità, l'amore di questi spiriti beati consolano Dio. Esplicitamente noi diciamo oggi festa San Michele Arcangelo, che è abbinata come festa anche a quella di San Gabriele e di San Raffaele Arcangelo. Sono i tre spiriti potenti che stanno intorno al trono di Dio ed eseguono gli ordini del Signore. Di San Michele è ricordato il suo scontro potente nei confronti del dragone, Satana, Lucifero, che si sono ribellati a Dio. Non vogliono obbedire a Dio, non accettano questo dominio unico dell'Eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo. In altri termini, concepiscono un'idea di se stessi, vedendosi così sapienti, così potenti anche, infatti il demonio ha un potere, come no? Allora presumono che potrebbero stare al posto di Dio. Quando è che una persona può concepire un'idea così ambiziosa? Quando chi sta a capo è buono, molto buono. Gesù lo dirà a quelli che si lamentano perché dicono di aver ricevuto meno di quello che hanno guadagnato. Tu te ne approfitti perché io sono buono. E invece Dio è anche giusto. E allora la conseguenza di questa ribellione, che il Signore da lì aspetta l'esito di questo
terribile scontro, San Michele Arcangelo con gli angeli fedeli a Dio combatte questa battaglia nel cielo. Quindi esprimono la volontà di Dio, il sì contro il no di Lucifero. Per questo gli angeli vengono alla nostra protezione, perché loro ci fanno capire, ci illuminano, ci difendono contro il maligno. Bisogna proprio stare attenti. Quando Gesù dice vegliate, pregate per non entrare in tentazione, lo dice nell'orto del Getsemani a Pietro e agli altri che sono presi da un sonno strano, un sonno che è dal maligno. Allora vegliate, pregate, e lo dice a tutti noi. A volte passano ore, giorni, forse settimane e mesi, che tanti cristiani dormono il sonno del maligno, non si svegliano per adorare, ringraziare, cercare Dio, essere difesi proprio dalla misericordia, col perdono, dall'amore, con la grazia. C'è bisogno di questo, ma noi dormiamo. Ci sono dei cristiani battezzati che passano in questo sonno tutta la vita. Forse si risvegliano soltanto quando il corpo muore, e allora l'anima è lì di fronte a Dio. Allora si ricordano, lo vedono Dio, però a quel punto è troppo tardi, la paura. E sono esse stesse, queste anime, che chiedono a Dio di allontanarsi, si allontanano. Non è che il Signore va vicino, giudica, ricorda, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, e adesso ti meriti il purgatorio e l'inferno. È l'anima che si avvicina a questa luce e sente, si trova sporca, confusa, nel buio. Allora alla luce non resistono. Voi andate ad aprire gli occhi davanti a due fari accesi. Che fate? Li chiudete, girate. E quindi sentono in se stessi l'impossibilità di avvicinarsi di più a quella luce. E quindi è una ripugnanza causa del buio del peccato. Ma a questo ragionamento vi ci ho portato perché è la mancanza di fede in noi è proprio parte di quel buio in cui sono caduti gli angeli ribelli. Allora noi dobbiamo coltivarla la fede. Perché siamo qui? Perché stiamo a pregare. Nella preghiera attiriamo dal Signore più fede. San Pietro: Signore, accresci la mia fede. Si è accorto che non gli bastava. E poi il Signore, attraverso questo dono della fede, ci dà una conoscenza più chiara, più forte, e ci dà anche la forza di purgare la nostra mente da propositi sciocchi, da vanità altrettanto inutili. Insomma, ore, giorni e mesi e anni di vita che vanno buttati. Allora nella preghiera la luce, con la luce la forza e con la forza la vittoria contro il male, contro quella parte di noi che tende anche al male. San Michele, difensore di Dio, dei diritti di Dio. San Gabriele è il messaggero di Dio. Lui annuncia alla Madonna l'incarnazione del Verbo, annuncia ad Elisabetta la nascita di Giovanni, e troviamo anche nel Vecchio Testamento missioni di questi messaggeri di Dio. Poi San Giovanni nell'Apocalisse parla ancora di angeli, è tutto un discorso di angeli che eseguono gli ordini di Dio, dice al primo angelo, al secondo, al settimo, no? E ogni volta ritorna una descrizione della missione di questi angeli, quello che deve bruciare, quello che deve
eliminare i cattivi della terra. È tutta una missione, ripeto, che compiono nel nome e con la forza di Dio. Allora, noi lì dobbiamo invocare questi angeli, perché sono nostri amici. Se sono amici di Dio, sono amici dei figli di Dio. E poi perché vedono la battaglia del demonio anche sulla terra. In cielo l'hanno vinta e quelli sono stati precipitati dal Signore nell'inferno. Ma sulla terra corriamo noi il rischio di finire a causa delle insinuazioni, delle tentazioni del demonio, di finire fuori strada. Cos'è successo ai nostri progenitori? Avevano visto Dio, parlavano con Dio, Adamo, Eva. Dice la Bibbia che parlavano con Dio, scendeva a conversare con loro. Come mai poi si sono lasciati ingannare dal demonio? Perché il demonio ha questo potere, intelligentissimo com'è, ci può portare al male. Quante volte la tentazione ci fa fare quello che noi in coscienza non vorremmo. Allora, non solo approfittiamo che loro vengono da parte di Dio e direi ci portano questo profumo dell'amore e della santità di Dio, ma chiediamo allora con tanta umiltà. Io invoco San Michele Arcangelo sull'altare tutti i giorni, ma dovunque, sempre c'è una bella coroncina degli angeli. Preghiamoli che portino, vengano nella Chiesa dovunque, per noi e per i fedeli sparsi nel mondo, questa difesa di Dio. San Raffaele sarebbe guarigione di Dio, medicina di Dio, e sappiamo la storia di Tobia, dove l'arcangelo San Raffaele si presenta, accompagna Tobia dai parenti, li riporta, difende dal demonio, guarisce Tobia cieco. Ecco, la medicina di Dio, quella che guarisce le ferite della nostra anima. L'anima nostra noi non la vediamo, però la sentiamo quando è ferita, quando è uccisa dal peccato. Abbiamo la tristezza o la ripugnanza di tutto ciò che è grazia, che è pensiero di Dio. Perché si accaniscono tanto i cattivi, i perversi, gli atei contro i cristiani? Quale motivo? Vivi in pace tu, vivo in pace io. No, tu non puoi esistere, altrimenti io non vivo in pace, perché tu mi richiami, mi fai pensare a quel Dio che io sento già come una condanna su di me. Caino, c'era bisogno che uccidessi Abele. Così è. Quando il demonio ti trascina, ti porta ai delitti più atroci. Una preghiera allora fiduciosa, direi proprio amichevole, questi santi angeli, perché custodiscano noi che siamo qui, le nostre famiglie, i nostri bambini, anche i nostri giovani e tutta la Chiesa di Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.